Un compleanno speciale, 35 anni fa la nascita, ed ora un libro. La cooperativa ALI ha presentato così, sabato 29 settembre all'Auditorium Celestino Piva di Valdobbiadene, il libro Cercali, Provali, Cucinali. Un lungo lavoro realizzato da coordinatori, educatori e lavoratori della cooperativa, in combinazione con gli ospiti. Coinvolgendo inoltre la scuola di ristorazione di Effe, ma anche andando oltre provincia, tantissimi studenti e volontari hanno avuto l'opportunità, grazie al concorso grafico, di partecipare alla copertina del libro stesso. Allora, guarda, questa idea stranamente non è venuta da me, ma è venuta dalle menti geniali delle persone che lavorano all'ALI. E noi abbiamo proprio una filosofia nostra, difatti anche l'acronimo stesso dell'ALI significa Associazione Lavoro Insieme, ed insieme quasi per caso è nata questa idea all'inizio di quest'anno, idea che poi sempre di più ha preso corpo e aiutati anche da una persona incredibile come Miro Graziottin ci ha dato proprio gli input giusti affinché da un'idea, da una teoria siamo arrivati alla pratica e oggi abbiamo concretizzato con questo incontro che faremo proprio in occasione anche dei 35 anni di ALI. Gastronomia all'interno cosa trova la gente? All'interno trova tante belle cose, non è un libro assolutamente che parla di ALI, della storia di ALI, ma è un itinerario che abbiamo fatto lo scorso anno inerente proprio al calendario che ogni anno noi facciamo. L'idea era quella di fare un giro per il Veneto, per tutte le eccellenze che ci sono nel Veneto, siamo fortunati e quindi c'è un po' di narrativa, ci sono ricette, ci sono foto, c'è un po' di storia, di geografia, quindi è proprio un bel condensato di tante cose che sono certo che chi lo leggerà in un fiato fino alla fine. Non poteva mancare uno dei più amanti del territorio valdobbiadenese, Miro Graziottin, che ha partecipato anch'egli alla realizzazione del libro con un suo contributo. Ho dato una mano ai ragazzi dell'ALI, ai lavoratori dell'ALI e agli operatori a assemblare e mettere assieme questo libro che racconta un po' l'esperienza che hanno fatto lungo il corso di un anno in tutto il Veneto. E questo libro poi ho dedicato anche loro una mia piccola riflessione nella quale riconosco a questi ragazzi, a questi lavoratori, la capacità straordinaria di aver interpretato il Veneto in maniera egregia. Un Veneto molteplice, quindi multicolore, dai tanti sapori, dalla tanta solidarietà e soprattutto un Veneto umile, un Veneto fatto di cibo, di terra, di lavoro e di persone solidali e generose. E questo mi sono sentito di darlo con grande affetto agli amici dell'ALI che se lo meritano tantissimo. Chi volesse trovare il libro, oltre a questa sera, dove si trova? Allora, il libro non è nelle librerie, non abbiamo fatto tutta la prassi che sapete anche voi a un certo costo, per cui non c'è nessun problema, lo trovano a parte quest'oggi, lo trovano al centro diurno in via Giacomo Leopardi 6, lo trovano presso il nostro negozio laboratorio Ali Bijou in via Roma, fronte ospedale. E poi basta anche richiederlo, abbiamo una pagina Facebook sia di Casa di Carla, sia di Ali Bijou, sia della cooperativa ALI, per cui basta fare una richiesta là, oltretutto sono già arrivate, per cui spediremo anche il libro a chi proprio non ha la possibilità di venire a reperirlo. Benissimo, grazie.